Saluto il sindaco, i consiglieri e tutti i presenti e dichiaro aperto il consiglio comunale. Discuteremo i seguenti punti all'ordine del giorno. Primo punto, comunicazione avvenuta nomina degli assessori da parte del sindaco. Secondo punto, proposte e progetti. Terzo ed ultimo punto, carta dei principi della città dei bambini, lettura e approvazione. Passo la parola al sindaco. Signori consiglieri, sono lieta di voi. Signori consiglieri, sono lieto di comunicarvi i nomi dei responsabili degli assessorati. Assessore alla difesa e all'accoglienza, Michele Simoni. Assessore al divertimento, Rosalba Di Panno. Assessore alla natura, Emanuela Borrelli. Assessore ai bambini del mondo, Eder Ferreira Augusto. Assessore alla speranza, Alessandro Di Santo. Auguro a tutti voi buon lavoro. Sindaco, ha terminato l'intervento. È iscritto a parlare il consigliere Di Palma Lorenzo. Prego, consigliere. Ci siamo consultati, Tesilio, assessore alla difesa e all'accoglienza, e ci siamo qualcuno istituire lo sportello per i genitori che possa offrire consulenza e dare suggerimenti che servono a capire i propri figli e come comunicare con loro. Non è facile fare i genitori e per questo che anche i figli dobbiamo venire incontro. Chiede la parola la consigliera Addeo Emanuela. Prego, consigliera. A proposito di sportello, mi risulta che anche nella nostra città non mancano atti di violenza sui minori, per cui è necessario istituire uno sportello help per tutti i bambini che ne avessero bisogno. È iscritta a parlare la consigliera Mautone Serena. Prego, consigliere. Se permettete, voglio proporre anch'io uno sportello per i nonni. Lo chiamerei amico nonno. Io sono direttamente disponibile a dedicare un po' del mio tempo ai nonni, che molte volte hanno bisogno di compagnia. Le loro esperienze sono così interessanti anche per la nostra vita futura e poi sono così divertenti. È iscritta a parlare la consigliera Alessandra Locca. Prego, consigliere. Mi rivolgo sempre all'assessore alla difesa e all'accoglienza per evidenziare la necessaria istituzione di un asilo nido. Sono ormai molte le mamme che lavorano e il loro stress aumenta soprattutto perché non sanno a chi affidare i propri figli. Quale migliore soluzione se non quella di un asilo nido accogliente, organizzato, ben curato, con tanti giocattoli e soprattutto con un personale premuroso e affettuoso? Chiede la parola alla consigliera Angelica Di Marzo. Prego, consigliera. Io chiedo invece di avere dalla mia scuola materna, dopo i 3 anni, una piccola valigia in cui tenere tutte le mie creazioni, disegni, lavoretti e produzioni, e da grande potrete aprire per non dimenticare mai la mia storia. È iscritta a parlare la consigliera Samantha Vigo. Noi della scuola elementare, insieme agli amici della media, pensiamo che sia necessario per la nostra crescita una biblioteca a scuola, con tanti libri di autori e, perché no, di libri scritti da noi. Quando ci impegniamo, noi bambini sappiamo creare e produrre in maniera eccezionale. Chiede la parola il consigliere Domenico Paone. Caro sindaco degli adulti, ci interesserebbe molto avere un contatto diretto con lei. Per questo le chiediamo di attivare una cassetta postale nella quale noi bambini cittadini possiamo istituire una corrispondenza diretta con lei ed esprimerle le nostre idee. Chiede la parola il consigliere Giuseppe Borriello. Prego, consigliere. Esimio assessore al divertimento, io vorrei far presente la mia modesta opinione sugli spazi a nostra disposizione. Non c'è un posto dove poterci incontrare e divertirci. Per questo ritengo opportuno che si spenda qualche lira per la creazione di una ludoteca. È iscritto a parlare il consigliere Fabio Colasanto. Io aggiungerei una stanza artistica per esprimere le nostre creazioni, musica, pittura, poesia. Chiede la parola alla
consigliera Carmen Sasso. Io invece chiederei un ambiente dove poter incontrare amici per divertirci e discutere dei nostri problemi. Propongo di approvare le proposte finora esposte. Passiamo alle votazioni. Chi è favorevole alzi la mano. I contrari? Benissimo, approvate all'unanimità. È iscritta a parlare la consigliera Furio Emanuela. Cari consiglieri, tutte le richieste più qui fatte sono tutte interessantissime, ma non dobbiamo dimenticare la nostra natura, il nostro ambiente. Dobbiamo mettercela tutta per consegnare ai bambini che verranno più pulito, più sano, insomma, più. Chiede la parola il consigliere D'Agostino Giuseppe. A tale proposito, lo propongo di progettare una pista per le biciclette e i parchi sportivi, soprattutto nelle periferie. È iscritto a parlare il consigliere Salvatore Mediatore. Io aggiungo più spazi verdi attrezzati nelle periferie. Chiede la parola la consigliera Maria Amato. Se permettete, voglio associarmi a voi e propongo per un ambiente più pulito la raccolta differenziata, con premi per chi l'atto. Che so, cioccolata, giocattoli, escursioni, gite. Sì, siamo d'accordo. È iscritto a parlare la consigliera Giada Maione. Io ho un sogno. Poter bere di nuovo l'acqua della fontana, come facevano i nostri nonni, e respirare l'aria pura di una volta. Sono certa che possiamo farcela se ci impegniamo tutti insieme. Chiedi la